Alleluia. Luca 8:40. Leggiamo. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla perché tutti lo stavano aspettando. Ed ecco venire un uomo chiamato Gairo, che era capo della sinagoga, e gettandosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni e quella stava per morire. E qui la parola Signore. Amen. Alleluia. Visto che qualcuno se lo starà chiedendo, ve lo anticipo, alleluia, sì, in effetti abbiamo predicato su questo passo non molto tempo addietro. Non è una svista, ma è qualcosa di strano che è successo proprio l'altra sera mentre leggevo la scrittura, spogliavo, e improvvisamente il Signore mi ha fatto confermare su questo passo, ma non proprio sul passo, ma sull'incipit, sull'intestazione, su quello che c'è al principio, no? Su questa descrizione, possiamo dire, questo riassunto che si fa al principio del paragrafo, quando l'autore, che si sono presi briga di suddividere la Bibbia in paragrafi, perché voi sapete che inizialmente non era scritta così, era scritta come un unico discorso che continuava senza essere diviso in capitoli, in paragrafi, e quindi quando si decide di intestare appunto questa porzione delle scritture, si sceglie di fare un po' un riassunto di quello che contiene, e voi troverete scritto in tutti i racconti evangelici questa iscrizione: la donna del flusso di sangue e la figliola di Gesù. Sono messi insieme questi due miracoli che Gesù compie, e proprio non so perché, l'avrò letto centinaia di migliaia di volte questo incipit, ma gloria al Signore, quel giorno il Signore mi ha pronta, ma come mai? Mi sono messo un po' a sfogliare tutti gli Evangeli per vedere se c'erano delle, e ho visto che non esiste in nessun altro punto degli Evangeli un simile accorpamento di miracoli. Ogni miracolo, essendo un'opera particolare, perché i miracoli, abbiamo avuto modo di dire tante volte, non sono fini a se stessi, ma attraverso l'opera miracolosa di Dio nella vita delle persone che interagivano con Gesù, veniva testimoniato, accreditato, manifestato la figura, la persona e l'opera misericordiosa di Cristo quale Salvatore, prima del popolo di Israele e poi di tutta l'umanità. Gloria. E quindi ogni miracolo viene diviso uno dall'altro, è l'unico caso in cui due opere miracolose vengono incorporate in un unico paragrafo, in un unico episodio, come se fossero la stessa cosa, ma è chiaro, leggendo invece il passo, che si tratta di due cose distinte, di due personaggi che non hanno niente in comune. Non si tratta, non so, di un marito e di una moglie, di un padre e di un figlio, come accade in un'altra occasione, o di parenti o di amici, come nel caso del paralitico di Capernaum. No, ma queste persone che beneficiano ambedue della potente opera miracolosa di Gesù non hanno niente in comune, sono persone che non c'entrano l'uno all'altro. E anche il modo in cui vengono trattate dal paragrafo ci mostra che sono assolutamente estranee e diverse l'una dalle altre. E siccome noi sappiamo che nulla avviene nella scrittura per caso, che nulla avviene per scelta umana, ma che in ogni cosa che la scrittura ci propone nasconde un insegnamento importante per la nostra vita, mi sono fermato e dire: ma come mai? Mi sono intestardito a cercare di trovare un nesso, una motivazione che spiegasse quella che sembra essere un'anomalia del testo biblico. Non c'è da nessuna altra parte. Se voi sfogliate i Vangeli non troverete due miracoli accorpati insieme, come se fossero la stessa cosa. E la cosa che mi rendeva ancora più strana, come dicevamo prima, è proprio che questi due miracoli sembra che siano distinti, che non abbiano niente l'uno dall'altro. Ma allora perché metterli insieme? Perché lo Spirito ha voluto che così fossero narrati? E non si tratta di una decisione di un evangelista, ma in tutti e tre i Vangeli in cui viene ripetuto questo miracolo, i due eventi vengono sempre raccontati insieme. E sono eventi eccezionali che
a noi predicatori ci mettono nei problemi quando affrontiamo questo passo, perché sono miracoli molto belli, molto estesi, molto particolari, per i quali noi dobbiamo, per rientrare nei termini, e stavolta cercherò di guardare l'orologio, alleluia, di tempo, non dobbiamo scegliere se parlare dell'uno o dell'altro, perché non possiamo parlare di tutti e due, anche quando scegliamo di parlare dell'uno o dell'altro, sono tante le riflessioni che da questi passi vengono fuori e ci sembra sempre di aver lasciato qualcosa, di non aver detto tutto quello che poteva ricordare questo passo importante per la riflessione quotidiana che dobbiamo fare sulla parola di Dio. Ma al di là di tutto questo, al di là di questa anomalia, di questo problema che crea il predicatore, questo passo è nato così. Perché il Signore ha voluto che fosse così? E sapete, quando io non trovo, come dire, una spiegazione subito, mi apro bene. E mi sono messo, erano circa le 2 di notte, mi sono messo, ho perso il sonno, e mi sono messo a ragionare. Non tanto sul miracolo in se stesso, sui miracoli narrati in se stesso, sui quali abbiamo ampiamente parlato in altre occasioni, ma sul perché il Signore abbia voluto che questi due miracoli fossero messi insieme. E ragionando, la mia confusione aumentava, perché in effetti, se noi leggiamo come viene presentato nei Vangeli, è chiaro che il personaggio principale della storia è Giairo. È Giairo che va a cercare Gesù, anche se nel passo di Luca, che abbiamo letto, sento che le folle lo aspettavano, era stato dall'altra parte del lago, era andato a Genesaret. A Genesaret sappiamo quello che era successo, il posseduto che era posseduto da una legione di demoni che aveva portato tanto scompiglio in quel paese, viene liberato in una maniera eccezionale. Sappiamo quello che avviene col fatto dei porci, la paura che nasce negli abitanti di Genesaret, che cacciano via Gesù perché non vogliono che stia il loro territorio. E Gesù torna dall'altra parte del lago, quindi probabilmente torna a Capernaum, torna nel quella che è una sua base di operazioni in quel periodo, e gloria al Signore, le folle che erano rimaste da quella parte, che avevano visto i miracoli che erano già accaduti, il paralitico di Capernaum, la suocera di Pietro, il posseduto liberato, e avevano visto la potenza di Dio all'opera, lo stavano aspettando. Quando torna, tutti lo affollano e si fa largo nella folla quest'uomo che era conosciuto nella zona. Quindi io mi immagino che abbia portato confusione alla calca che già c'era intorno a Gesù, perché c'erano quelli che venivano insieme a lui e che lo accompagnavano, c'erano quelli che lo riconoscevano, perché la scrittura dice uno dei capi, ma Luca dice il capo della sinagoga, cioè quindi era quello che teneva il consiglio della sinagoga, fra i capi della sinagoga era quello il personaggio di spicco, tutti lo conoscevano probabilmente a Capernaum. E vedere quest'uomo che apparteneva ad una categoria di persone che non vedevano di buon occhio Gesù, che apertamente o non apertamente gli era in viso, lo consideravano un ciarlatano, un impostore, vedere quest'uomo che invece lo va a cercare, che gli mostra onore, che gli mostra rispetto, che addirittura, dice il Marco, gli si gettò ai piedi. Gloria a te, Signore. Che è un atto che un ebreo non può fare, perché implica adorazione. Nessun ebreo, e qui si dice che si inchinò, in altre parti si gettò ai piedi addirittura, proprio si prostrò davanti a Gesù, e la scrittura ci rivela che a portarlo a fare un atto così, così forte fu l'amore di padre che bruciava nel suo cuore nel vedere la sua figliola di quasi 12 anni che si stava spegnendo, stava morendo senza sua speranza. Probabilmente Giairo, nella sua posizione sociale, aveva fatto tutto ciò che gli era possibile, tutto ciò che la sua condizione religiosa, il suo stato sociale gli avevano permesso, per cercare di aiutare la donna e la figlia che si trovava in quelle condizioni, ma nulla era servito, la bambina stava morendo, giorno dopo giorno si spegneva. E allora lui si matura una decisione: andare a cercare l'aiuto di Gesù. Perché? Perché Giairo ha maturato la sua opinione intorno a Gesù, un'opinione che, come ci rivelerà
come dire, Nicodemo nella sua visita notturna a Gesù era condivisa da tanti fra i lettori del popolo, ma era condivisa in una maniera nascosta perché temevano di palesarla, perché altrimenti sarebbero stati scomunicati dal consenso di Israele. E quindi Nicodemo stesso viene a Gesù di notte, di nascosto, ma Giairo, mosso dal suo amore, lo fa pubblicamente, lo fa alla luce del giorno. E perché lo fa? Perché, come aveva anticipato, dopo Nicodemo, anticipando le azioni di Giairo, dirà che noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Perché nessuno può fare le cose che tu fai se Dio non è con lui. Nicodemo parla al plurale, e davanti Giovanni dice che molti dei capi credevano in Gesù, ma non si palesavano per paura dei giudei. Alleluia. Quindi in Nicodemo c'era un sentimento di fede, ma possiamo immaginare che era una fede lottata dalla sua posizione sociale. Era il capo della sinagoga, rappresentava un partito che era contrario a Gesù, non poteva esternare pubblicamente, ma quando la malattia della figlia lo costringe, lui rompe gli indugi. Quindi chiaramente Nicodemo è il centro del messaggio, il centro dell'episodio miracoloso che si sta preparando. E la donna sembra quasi incidentale, sembra quasi una che si sia intrufolata, che abbia preso del tempo che non gli apparteneva, in una storia che non era la sua, che abbia preso una potenza da parte di Dio che era invece destinata. Dice che Gesù si mosse per andare con Giairo. Sembra che egli fosse disposto ad accontentare il bisogno di Giairo. La donna non c'entra in tutto questo. Anche il modo in cui la donna agisce è un po' strano. A noi fa tanta tenerezza, noi la comprendiamo oggi alla luce della conoscenza biblica, ma la donna mette in atto quasi una rapina spirituale. La donna dice: io me ne andrò di nascosto dietro, gli toccherò forse anche solo il lembo della veste. È qualcosa che fa tutto lei. Gesù non viene interpellato, lo vuole fare di nascosto. Dice: la scrittura venne per di dietro, alle spalle. Alleluia. La donna sembra un'imbucata alla festa, non c'entra con quello che sta per avvenire. Eppure Gesù le dà privilegi, le dà onore in una maniera particolare, ma la pone al centro dell'attenzione. Gesù sa che la situazione è urgente. In un altro punto Giairo dice: è morta già, è già morta, se non viene subito sta già esalando l'ultimo respiro, non c'è tempo da perdere. Gesù si muove subito per accontentare l'ansia di questo padre, e arriva la donna che crea un intoppo. Io credo che così lo visse Giairo nel momento in cui Gesù si ferma e comincia a dire: chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? E tutti quanti lo stavano pressando. Alleluia. Signore, tutti ti circondano, qua tutti ti toccano, come mi ha toccato? Come facciamo a sapere chi ti ha toccato? Qua tutti ti toccano. No, io non parlo di un tocco generale, ma parlo di un tocco di fede. Perché dico questo? Perché io ho sentito che virtù miracolosa è uscita da me. Alleluia. Il che ci dice che Gesù aveva perfetta padronanza del suo essere spirituale. Non potete rubare la grazia di Dio, a meno che Dio non sia consensuale di donarci ciò che noi andiamo a prendere. Molte persone pensano di poter arrivare alle spalle di Gesù, di poter trovare un modo, una via secondaria, in modo che non venga fuori la loro condizione, non si debbano palesare. Tante volte noi diciamo anche
con le campagne evangelistiche, se qualcuno ha un bisogno, ha una malattia, venga avanti, venga ai piedi del Signore, chieda l'intervento di Dio, si umili davanti a Lui. E molti non passano perché si vergognano di far sapere agli altri qual è la loro condizione. La donna si vergognava, ma la donna aveva anche un problema di tipo spirituale, perché la sua particolare malattia la rendeva secondo la legge impura. E noi non dimentichiamo che non soltanto la donna toccando aveva reso impuro Gesù, pure se aveva toccato il lembo della veste, in modo che Gesù non se ne accorgesse. Gloria al Signore. Ma nel fare questo la donna mette in campo un'azione di fede che non ha precedenti. Benedetto sì. È una fede ebraica, non è la fede svincolata dai limiti del centurione di Capernaum, no? Che dice non c'è bisogno nemmeno che tu mi tocchi, che tu venga in casa mia, manco della vicinanza, tu resta dove sei, di una parola e il mio servitore sarà guarito. La donna ha una fede ebraica che pensa che sia necessario il contatto, il tocco, per vedere avvenire l'opera miracolosa di Dio. E quindi dice: Gesù non mi toccherà mai perché io sono in queste condizioni. Quando io gli dirò che mi trovo così, evidentemente non aveva saputo la notizia del lebbroso che, fermandosi a distanza, aveva gridato al Signore: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Alleluia. E di cui l'avano i Vangeli, Gesù si avvicinò e lo toccò. Gloria a Dio, gli disse loro. Ma la donna sapeva che, biblicamente parlando, egli era un rabbi, era un insegnante, doveva interagire con tanti, e se l'avesse toccata sarebbe diventato impuro, non avrebbe potuto più esercitare per un certo periodo la sua attività di insegnamento di maestro, avrebbe privato altri del tocco di Gesù, del tocco miracoloso. Ma era tanto il suo bisogno che non gli importava. Cominciate a notare delle similitudini fra la donna e Gesù. Il suo bisogno era tale da fargli infrangere il regno. Alleluia. Un primo punto in comune. Per questo non andrà insieme. Perché Gesù ha bisogno della donna. Gloria a Gesù. E quasi senza saperlo, la donna aveva bisogno di Gesù, perché la sua condizione la rendeva debole, non poteva arrivare fino a Gesù. Ma il fatto che Gesù si sia spostato per seguire Gesù glielo porta a Dio. Gloria a Gesù. Vedete perché queste due storie sono andate insieme? Perché tutte e due hanno bisogno. Apparentemente sembra che la donna defraudi Gesù di qualcosa che gli apparteneva, dell'attenzione di Gesù, del tempo di Gesù, della potenza miracolosa di Gesù. Tant'è che mentre Gesù è preso a parlare con la donna, arriva una ambasciata da casa che gli dice: non dare più fastidio al maestro, lascialo stare, non è necessario che tu continui ad umiliarti così perché lo porti a casa, lo sai quello che poi succederà, quello che ormai tanto, dopo che è morta, lascialo stare, mettete il cuore in pace, non andiamo a casa, piangi. Ma Gesù lo richiama all'attenzione. Come vi dice Gesù, non dimenticate quello che è accaduto adesso. Trae esempio dalla fede della donna, da questa fede inarrestabile. La donna non si crea problemi, tocca Gesù da di dietro, tocca il lembo della tua veste per farlo di nascosto e quando non se ne accorge, ma spinge gli altri per arrivare fino a Gesù e toccandoli rende tutti impuri secondo la legge ebraica. Sta sfaggendo peccato verso tutti. Alleluia. Ma lei non gli interessa, deve arrivare a toccare almeno il lembo della veste di Gesù. Una fede inarrestabile, una fede che non guarda le conseguenze, che non guarda la propria condizione di peccato, la propria incapacità e impossibilità di ricevere grazia da parte di Dio. Una fede che vince la religiosità, le condizioni sociali, tutto quello che poteva esserci, lei lo spazza via nel suo desiderio di arrivare fino a Gesù. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Grazie Signore. Gesù impara lei, guarda quello che fa lei, non farti scoraggiare dalle notizie che giungono da casa, da quello che gli altri ti hanno detto intorno a me.
Gloria a Dio. Non aver paura, solo continua a credere in me. Amen. 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 Grazie Gesù, alleluia. Alleluia. Impara dalla donna, Gairo, la donna non ti sta impoverendo, la donna ti sta arricchendo, ti sta donando qualcosa che in questo momento. Gairo era come un altro padre che aveva portato un suo figlio davanti a Gesù per avere un aiuto, e quando questo aiuto non viene lui si scoraggia e Gesù gli dice: in più per credere dovrà venire. E dice: sì, io credo, ma ti prego, sì, se anche la mia fede ha subito una botta, se anche la mia fede vacilla, tu sovvieni, vieni con me a questa mia poca fede. Amen. E aiuta lo stesso. Grazie, Padre. Alleluia. Dobbiamo essere onesti, tante volte la nostra fede vacilla. Non siamo granitici come una donna che presa la sua fede la fa diventare un'arma con la quale sgombra il cammino. Ma ha bisogno di essere esortata, di essere incoraggiata, di essere rifocillata. Quello che Gairo fa cambierà per sempre la sua vita. Anche se non ci viene più menzionato nel Vangelo, ma io credo che difficilmente Gairo, dopo quello che fa, può tornare a occupare la sua posizione di prima, ad essere onorato come prima, quale capo della sinagoga, ad essere onorato quale parte integrante dell'insegnamento ebraico, del Sinedrio. Ma la sua scelta di riconoscere Gesù, di richiedere il suo intervento e di testimoniare lui, perché i fatti che avverranno si spargeranno dappertutto in quella contrada, la sua condizione lo porta a diventare in viso anche lui ai nemici di Gesù, accomunato anche lui alla sorte del suo nuovo Signore. Alleluia. E questo implica una decisione forte, l'abbiamo sentito poc'anzi. Il battesimo non è soltanto una cerimonia che si fa ad alto per poi, come scusa del mondo, andarsi poi a fare un'altra mangiata, ma il battesimo implica una scelta, un patto che si sottoscrive con Dio, nel quale Dio si fa garante, ma al quale ci lega per tutta la nostra vita. Noi possiamo anche rinnegare quel patto e diventare infedeli a Dio. E come la porca lavata possiamo tornare a rotolarci nel fango. Alleluia. Ma Dio non dimenticherà mai quel patto. Gloria a te, Signore. E non importa quanto tempo. Alleluia. Può passare nei momenti in cui noi torneremo al Signore. Il Dio, aiutaci, non ci girerà le spalle. Amen. Amen. Grazie, Signore. Perché ogni sua promessa è sì ed amen. Gloria a Dio. Alleluia. È un qualcosa di grande che solo l'amore verso la figlia porta Gairo a venire fuori alla luce, a rischiare un'incontra. E quando questo amore sembra svanire perché gli viene la notizia che sua figlia è morta, allora forse il consiglio che gli danno alcuni: lascia stare il maestro, torna nella casa, potrebbe pure sembrare accettabile. A che pro mandare tutto all'aria una volta che non c'è più nessuna speranza, nessun beneficio da ottenere? Ma è lì che la tua fede deve restare granitica. È lì che la donna dà la sua testimonianza a Gairo. Io ero inferma da tantissimi anni. Grazie, Signore. Ho speso tutti i miei averi in medici e in medicina,
ma la mia condizione non è cambiata, anzi si è andata sempre più aggravando. Grazie Gesù. Non ho nessuna speranza umana nella mia vita, ma quando ho saputo che Gesù era tornato, alleluia, che la speranza di Israele, che bello per l'espressione di Isaia, è nel suo nome le genti spereranno. Amen. Grazie. Alleluia, la speranza mi si è riaccesa, alleluia. Io ho detto, io andrò e gli chiederò, Signore, abbi pietà di me, sanami, alleluia. Ma subito una vocina mi è venuta dentro, non la conosciamo bene quella vocina, non puoi farlo, tu sei pura. Gesù non stenderà mai la mano su di te. Grazie, Signore. Gesù non può toccarti, perché nel farlo diventerebbe impuro e non potrebbe più esercitare la tua condizione di rabbi, di insegnante. Alleluia. Egli non consentirà mai a sacrificare la tua condizione per venire incontro al tuo bisogno. Ma dove vai? Gloria. Tu che non ce la fai nemmeno a stare in piedi, come farai ad arrivare intorno a lui davanti a quella calca che lo sta assecando? Alleluia. Ma lei ha continuato e ha maturato un piano per aggirare tutte queste cose. Alleluia. Lo fa come fa Giacobbe, no? Vi ricordate di Giacobbe quando doveva incontrare Esaù e sapeva che sarebbe significata la sua morte? Perché conosceva Esaù e Esaù gliel'aveva giurato, l'avrebbe ammazzato. Allora lui che cosa fa? Divide i suoi beni, li manda in gruppi, no? Prima quelli che a lui viene di meno e poi per ultimo quella a cui viene di più. Quindi, chissà, forse la poco uccide il mio fratello, si sarà stancata dopo i primi gruppi e forse gli ultimi si salveranno. E per ultimo conserva la cosa più importante, la tua vita. Lui rimane là, alleluia. Ma mentre sta là, alleluia, avviene qualcosa di particolare. Abbiamo un incontro, anzi uno scontro angelico, alleluia. Avviene una lotta per cui Giacobbe impara una lezione importante, che per vincere con Dio bisogna arrendersi. Anche la scelta che fa la donna è un po' una scelta ragionata, come quella che fa Giacobbe, un sotterfugio, qualcosa, io gli andrò da dietro, perché tanto non è importanza che io mi faccia toccare da lui, che basta che io tocchi, è talmente pieno di potenza Gesù. Ecco, vedete quanto era grande la sua fede, ma è talmente ripieno di potenza che se anche io riesco a farmi larga, a sfiorare il letto della sua veste, mi basta questo, io sono stato. Io ci credo. Alleluia. E la donna lo dice, lo ammette candidamente davanti a Gesù, quando Gesù la guarda visto, allora c'è lo tutto, guarda, io mi trovo in questa condizione, ho fatto questo, costretto. E devo dire la verità, che quando ho toccato la tua veste, io ho sentito dentro di me che la mia malattia si era fermata. Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia. Gloria. Così come avevo immaginato, così è avvenuto. Alleluia. E Gesù gli dice, hai fatto bene, vattene in pace, perché la tua fede ti ha salvato. Alleluia. Cioè io, sì sì, va bene, ma vieni, improvvisamente arriva la notizia. E la tua fede diceva una porta, viene scossa. Alleluia. Che fare? Accettare il consiglio, tornarsene a casa, a piangere la figlia, oppure ascoltare quello che Gesù gli sta dicendo, che lo tiene a sé, e lui gli dice, non temere, solo abbi fede. Gloria a Dio. Continua ad avere fede, non ti preoccupare. Gloria a Dio. E Gesù continua ad andare con lui nel suo casa e vedono lo strepito, quelli che suonavano il flauto, quelli che gridavano, che piangevano, tutto testimoniava purtroppo a Gesù che la sua, come dire, azione era inutile. Gloria. La figlia era morta. Gloria. E anche per gli ebrei c'è vita, c'è speranza. Lo conoscete questo detto, vero? Dice, finché c'è vita c'è speranza, no? Quindi una morte che lo muore.
è morto. Domenica scorsa parlavamo con Daniele al telefono, ci facciamo delle telefonate di uno, perché e c'era mio figlio Francesco che è ancora qua, sarebbe partito poco, e ci cercavamo intorno proprio alla morte apparente, non apparente, al fatto che se anche un morto è resuscitato, la gente troverebbe una motivazione per dire ma non era veramente morto. Se è tornato in vita non era veramente morto, era in catalessia, era stato sospeso, 100.000 cose che si possono immaginare. E ragionavamo sul fatto che se uno non può credere, non crede. Perché anche oggi una volta anche i medici qualche volta dicevano davanti alle contabilità dei ritrovati medici, per cui una persona che doveva essere morta, che aveva un tumore, che era stato diagnosticato, che era stato accertato con esami clinici dell'ambulatorio, che quindi era là, era presente nelle LASC, negli esami, poi per una preghiera veniva sanato, o anche a volte senza una preghiera, perché la misericordia di Dio è tale da venire incontro a volte ai pensieri del cuore dell'uomo e interviene. Allora, dicevano i medici, è un miracolo, perché non c'è una spiegazione scientifica a questo. Poi, siccome gli dava fastidio a me l'esistenza di un miracolo, perché un miracolo implica un Dio che opera i miracoli, e allora alcuni non volevano aprire. Allora hanno creato un modo nuovo di dire miracolo, e ora si dice scientificamente remissione spontanea. Cioè, che vuol dire? Che in una maniera che non si può capire, che non si sa comprendere, che non si sa giustificare scientificamente, prima c'era il tumore e ora non c'è più, è scomparso, si è rimesso da solo, si è riassorbito, il corpo si è rimangiato indietro, ha bruciato tutto di nuovo, così come si erano create, si sono magicamente, usiamo un'altra, sono magicamente scomparsi, e hanno trovato questa definizione pseudoscientifica, remissione spontanea. No, non è un miracolo, è una remissione spontanea, ma chiamatela come volete. Alleluia. Voi chiamatela remissione spontanea, io lo chiamo intervento divino. Ma adesso il fatto che ero cieco, disse e ora ci vedo. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo chiedere finché vogliamo, ma c'è una realtà che non può essere cambiata. Ero cieco e ora ci vedo. Dicevo che ogni miracolo, ok, pronto ad oggi, ogni miracolo viene espresso singolarmente, perché ogni miracolo bisogna una cosa, il miracolo del cieco nato è nella categoria dei ciechi, e quanti ciechi ci sono arrivati alla vista? Però che cosa ci dice? Perché il cieco nato viene trattato a parte? Perché il cieco nato ci mostra una cosa a cui gli ebrei non volevano sottostare. Il cieco fu liberato perché obbedì al comando di Gesù: vai all'avanti, alla piscina di Dio. Vai all'avanti. Il cieco obbedì e come lui attestava, e io sono tornato e ci vedevo. Io ho obbedito e sono ora vedente, mentre dice Gesù: voi non obbedite e perciò rimanete ciechi. Gloria a Dio. Vedete quello che ci insegna il miracolo del cieco nato? L'obbedienza. E ogni miracolo insegna una lezione nuova, così come il doppio miracolo della figliola di Gairo e della vedova, della donna dal flusso di sangue, ci insegnano a non venire meno nella fede. Amen. Ad essere incrollabili nella speranza, a non lasciarsi smuovere neanche dall'evidenza, dall'inevitabilità della storia della vita. Perché se Gesù dice non temere, tu non hai motivo di temere. Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Ecco perché queste due storie. Grazie Signore. Grazie. Perché la donna aveva bisogno di Gairo, ma Gairo aveva bisogno della testimonianza di fede della donna. Grazie. Io avevo promesso di essere prete, sono stato
breve rispetto al mio solito, però non so come. Alleluia, gloria al Signore. Gloria a te, Signore. Voglio esortarvi a restare fermi nel Signore. Amen. E a credere a quello che vi viene da fare. Grazie, Signore. Dobbiamo accendere 5 minuti per quanto la testimonianza. Gloria a Dio. Giù, 5 minuti. E fratello era stato invitato in una città a tenere un'evangelizzazione a distanza di diversi anni. E lui sale sul pulpito e ringraziava Dio per questa nuova opportunità che aveva di testimoniare l'Evangelo lì in quelle zone, e si ricordava della sua prima venuta e di un avvenimento che successe una delle prime serate della sua campagna evangelistica, quando ci fu l'appello a venire avanti ad accettare Gesù o se si erano malati per venire guariti. E dice che un uomone molto alto si fece spazio fra la gente, salì fin sulla pedana, gli si avvicinò all'evangelista che lo guardava stranito, pensava che fossero essere testimoniati qualcosa che era avvenuto, un miracolo. Ma in presenza di una parola, quest'uomo che zoppicava vistosamente, si seppe poi aveva una gamba di legno, alleluia, una gamba artificiale, dice che tirò fuori dalla tasca, così come raccontava l'evangelista, dice, una enorme pistola e la puntò verso l'evangelista. Fra lo stupore e il gelo di tutti, e dice io sentì in quel momento il mio cuore che si fermava, perché pensavo ora questo mi ammazza. E era una zona del Centro America molto violenta, quindi dice che io guardavo la canna di quella pistola e pensavo che non avevo mai visto una pistola così grande. Gloria a Dio, alleluia. E stavo lì per aspettare che questo tirasse il grilletto nel panico generale, ma quest'uomo si avvicina a me, abbassa la pistola e la poggia sul pulpito. E poi dice, vedi quest'arma? Io l'ho comprata perché stavo andando ad uccidere l'uomo che mi ha investito e mi ha lasciato morto sull'asfalto. Ho perso una gamba in quell'incidente ed io per tutto il tempo che mi c'è voluto per guarire avevo solo un'idea in mente: quando sarei stato in grado di camminare avrei comprato una pistola, avrei trovato quell'uomo che mi aveva ridotto così e lo avrei ucciso. Mi ero mosso con questo intento da casa. Quando mi sono trovato travolto da una folla di persone che entrava verso questo auditorium e io quasi senza pensarci li ho seguiti e sono rimasto qui ad ascoltare fino ad adesso. E salgo qui su questo pulpito per dire oggi davanti a tutti che Gesù è il salvatore della mia vita. E che io non ho nessuna intenzione, questa pistola la lascio a te, alleluia, perché oggi io sono una nuova creatura. E lui raccontava fra le lacrime questa storia, alcuni lo guardavano con gli occhioni come dire, ma sarà vero, quando improvvisamente nel mezzo della sala si alzò un uomo alto e possente, il quale disse, il fratello dice la verità, perché quell'uomo, grazie a Dio, sono io. Alleluia. E il fratello lo invitò a salire sul palco ed egli diede la testimonianza. E fratello dice, molti hanno dato il cuore a Gesù quella sera perché rincuorati da quella testimonianza. Gloria a Dio. Perciò il desorto questa sera, questa mattina, scusatemi, alleluia, a credere nella parola di Dio, a credere nei suoi profeti, perché allora trionferete. Amen. Grazie Gesù.